dopo un brutto periodo di allerte, finalmente oggi rivediamo il sole. Proviamo, vado per vedere i danni che sarà lasciato dietro questo tempo. Proviamo l'approccio a Bargone, al 3G, vediamo quello che ci prometterà questa giornata. Meravigliose da qui le 3G, lassù c'è il sole, qua siamo in ombra, ogni curva c'è uno smottamento, una piccola frana, il comune ha già risistemato tutto ma i danni sono evidentissimi, vedremo più avanti. La strada è stata chiusa dal comune, sappiamo che la strada a un certo punto è scomparsa, franata, vediamo se riusciamo a arrivare almeno alla frana. Qui davanti abbiamo la meraviglia della costa est del 3G e la salita per arrivarci, meraviglioso. La situazione è abbastanza devastata. C'è un braccio meccanico che sta lavorando davanti per spianare la strada, eliminare eventuali buchi, cerca di arginare il rio che scorre al lato della strada. Vediamo fin dove riusciamo ad arrivare. Arrivati a questo punto direi che siamo quasi nel percorso peggiore, è impossibile andare avanti, al di là del fango anche l'escavatore davanti, e abbandoniamo e ritorniamo. Abbiamo ripreso da un bivio più in basso, località Prato del Pozzo, inesplorata, strada abbastanza rotta, però sembrerebbe al momento percorribile, ma lì è chiusa, quindi torniamo indietro, anche da qua. Allora,
niente, abbandoniamo anche da questo lato, c'è veramente tanto allagato, fango anche fuori dalla strada, quindi è impossibile per questo momento proseguire. Torniamo in discesa e ripassiamo da Pian delle Barche e riprendiamo la strada di casa. Il sole sta scendendo, non è il caso di farsi trovare qui al buio senza luci. A dopo.